Buongiorno dalla TG2000, edizione Flash Ucraina. Sono 60 le vittime di un bombardamento russo contro una scuola nell'est del paese. Nella struttura si erano rifugiate 90 persone, 30 erano appena state evacuate. Intanto il presidente ucraino Zelensky chiede al G7 che i russi si ritirino da tutta l'Ucraina. Mosca intanto si prepara la parata per il giorno della vittoria, in ricordo della fine della Seconda Guerra Mondiale. Atteso per le 11 il discorso del presidente Putin, che ieri, in un messaggio inviato ai leader delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk, ha detto di combattere contro la feccia nazista. E gli aiuti all'Ucraina saranno al centro dei colloqui domani tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il presidente americano Biden alla Casa Bianca. Sul tavolo anche le sanzioni contro Mosca e la corsa per l'indipendenza dal gas russo e la prima visita negli Stati Uniti del presidente del Consiglio nella veste di capo del governo. Alla Vergine Santa, presento in particolare le sofferenze e le lacrime del popolo ucraino di fronte alla pazzia della guerra, sono le parole di Papa Francesco ieri durante la recita del Regina Coeli. Continuiamo per favore a pregare ogni giorno il Rosario della Pace, ha detto il Papa, e preghiamo per i responsabili delle nazioni perché non perdano il fiuto della gente che vuole la pace e sa bene che le armi non la portano mai. Il Giappone eliminerà gradualmente le importazioni di petrolio dalla Russia, lo ha reso noto il premier nipponico Fumio Kishida. L'annuncio segue la decisione dei leader del G7 che sono impegnati a eliminare gradualmente o a vietare l'import di petrolio russo. Lo stop sarà in fasi successive, ma non è stata fornita una tempistica esatta. Economia. La Cina registra ad aprile un surplus commerciale di 51,12 miliardi di dollari in rialzo rispetto ai mesi precedenti, ma il dato annuo per l'export è solo del 3,9%. Si tratta della prima crescita a singola cifra degli ultimi 18 mesi a causa delle incertezze legate alla guerra tra Ucraina e Russia, al rigidissimo lockdown imposto per frenare la diffusione del Covid-19. Siamo in un'economia di guerra, l'ha detto il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, annunciando che la Commissione dell'Unione Europea sta discutendo su un secondo recovery perché alcuni paesi saranno molto più colpiti di altri dalle scelte energetiche. La pandemia, la seconda settimana di maggio si apre con i dati ancora in calo, 30.000 ieri nuovi contagi contro i 40.000 di sabato e le vittime 72 tornano sotto quota 100. Stabili pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo quelli dei reparti ordinari. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella deporrà questa mattina in via Caetania a Roma una corona sotto la lapide dell'onorevole Aldo Moro in occasione del 44esimo anniversario dell'uccisione dello statista. Quelle che vedete sono le immagini che si riferiscono alla cerimonia dello scorso anno, e sempre oggi a Montecitorio si celebrerà la giornata della memoria dedicata alle vittime del terrorismo. La cronaca, omicidio nella notte ad Alessandria, il portiere del London Hotel, un 4 stelle nei pressi della stazione, è stato trovato morto in una pozza di sangue da un passante che lo ha notato riverso a terra davanti alla reception, ha dato l'allarme. Secondo i primi accertamenti potrebbe trattarsi di una rapina finita male. Si contano i danni in Sardegna dopo che una violenta grandinata ha colpito ieri pomeriggio Mandas, paesino del sud dell'isola, a 60 km da Cagliari. Chicchi di ghiaccio hanno invaso strade e campi. È stata convocata per oggi una riunione per richiedere al governo lo stato di calamità. E la musica scende in campo per dire no alla guerra. La rockstar irlandese Bono, frontman e cantante della band U2, ha sostenuto la lotta dell'Ucraina per la libertà esibendosi ieri sera nella stazione della metropolitana del centro di Kiev. Preghiamo che possiate godere presto un po' di pace, ha detto il leader degli U2. Sport, Formula 1, Max Verstappen vince il primo Gran Premio della storia sul tracciato cittadino di Miami in Florida. Il campione del mondo della Red Bull, partito dalla terza posizione, ha superato prima la Ferrari di Carlos Sainz, terzo al traguardo, e a 9 giri dall'arrivo anche l'altra rossa di Charles Leclerc, che ha finito la gara al secondo posto. È tutto per ora, grazie per averci seguito, il prossimo appuntamento con la nostra informazione. E per le ore 12, a più tardi.